Tra vini biologici, vini naturali, vini vegani, vini dell'enologo, non poteva mancare il vino sacro. Arriva da Venezia, precisamente da uve raccolte nel vigneto situato nel brolo del convento dei frati carmelitani scalzi. Un vino che racconta le origini mercantili della città dal raboso delle Malvasie, dalla varietà armene della Marzemina, dal verduzzo all'Ison ed altre varietà come la terra promessa. Il vino dei carmelitani è servito, ma com'è terrenamente parlando questo vino? È un vino unico, quello sì, è un vino unico perché viene prodotto da molte varietà di uva, 17 varietà di uva bianca e 9 varietà di uva rossa per quanto riguarda il rosso. Sono varietà che abbiamo trovato a Venezia e nella laguna, varietà che abbiamo scoperto, controllato attraverso il DNA, abbiamo verificato la correttezza varietale, le abbiamo moltiplicate e ne abbiamo fatto questi due vigneti, uno nel centro storico di Venezia e uno nell'isola di Torcello, e poi abbiamo cominciato, quest'anno è l'epilogo di tutto questo progetto, abbiamo cominciato a raccogliere alla fine di mese di agosto le prime varietà più precoci, ogni settimana raccoglievamo qualcosa. Abbiamo verificato tutto separatamente e poi piano piano abbiamo tagliato durante l'inverno e abbiamo ottenuto questi due vini, un bianco e un rosso, che ha come unico denominatore comune l'ambiente, la città di Venezia, l'ambiente veneziano e nient'altro. Questo è stato il fil rouge che ci ha permesso di fare questo vino, che è unico, è estremamente particolare, che quest'anno attraverso il clima e diciamo l'equilibrio varietale che c'era in funzione della produzione ha prodotto questo vino. L'anno prossimo gli equilibri cambieranno di sicuro, ci saranno varietà che entrano in produzione, qualcuna che produrranno meno, faremo un vino che comunque cambierà la sua combinazione in quantità varietale. Possiamo definirlo un vino santo? Beh sì, è stato prodotto dal nostro convento, quindi sicuramente possiamo parlare di vino santo. A parte, ecco, la battuta, è importante per noi carmelitani produrre questo vino proprio per dare seguito a una tradizione che innanzitutto è quella della bellezza, dello sguardo del creato che ci richiama a Dio, e quindi anche la vigna, anche appunto la produzione del vino richiamano un po' alla bellezza del creatore. Noi siamo nati in Terra Santa, sul Monte Carmelo, che è definito il giardino di Dio. Allora possiamo dire continuiamo questa tradizione, continuiamo a essere quelli che propongono un certo sguardo sul creato e quindi anche su quello che produce il lavoro dell'uomo.